Buongiorno, ben arrivati. Ovviamente ben arrivato anche al nostro mister Silvio Baldini. Non sono certo io che devo presentare questo allenatore con un curriculum importante che ha alle spalle e che tutti noi conosciamo. Nell'occasione di questa conferenza ci tengo anche a ringraziare il mister Fabrizio Castori, perché comunque è doveroso da parte mia farlo, per quanto l'allenatore comunque ha profuso in questo periodo, anche se pur breve, nel Perugia. Quindi un ringraziamento a mister Castori. Si volta pagina, signori. Ovviamente quando si arriva a fare certe scelte non è sicuramente piacevole, perché al di là di ogni situazione che si possa essere creata, comunque c'è un fallimento da parte del club in questo senso, cioè nella scelta iniziale. Però ci si arriva per determinate motivazioni che poi il tempo ci dirà se erano giuste o sbagliate, ma sicuramente una cosa è certa: molte volte le dirigenze devono anche seguire i propri istinti, perché altrimenti non sarebbero, secondo me, dei dirigenti onesti. Abbiamo fatto questo. Quando parlo di dirigenti, ovviamente parlo anche del nostro direttore Marco Giannitti, perché, come giusto che sia, in ogni club le cose vengono condivise, soprattutto vengono anche scelte da chi è di competenza e poi ovviamente avallate dal sottoscritto, quindi significa farle insieme. Abbiamo scelto il mister per un motivo ben chiaro. Ogni volta si parla sempre degli uomini e io su questo non ho dubbi, perché al di là di ogni cosa Silvio ha sempre dimostrato nella sua carriera che davanti all'allenatore c'è sempre stato l'uomo, con i suoi pregi e i suoi difetti, perché ognuno di noi è fatto con il proprio carattere, alle proprie ideologie e alle proprie convinzioni. Però è stato preso anche per il suo modo di allenare, per il suo modo di interpretare il calcio, perché al di là di tutto quello che si possa dire, noi qui facciamo calcio. Perché Silvio Baldini? Perché io in primis avevo bisogno di entusiasmo, avevo bisogno di vivere e di rivivere dentro di me il vero motivo che mi muove in questa avventura. Voi sapete benissimo che nel calcio si vive di sogni, non si vive soltanto di traguardi, ma soprattutto di sogni nel poter raggiungere i traguardi. I traguardi. Secondo me avevo perso di vista il mio sogno, che è quello comunque di primeggiare, di poter arrivare un giorno in Serie A, di poter fare le cose fatte bene per il club, di poter creare infrastrutture nuove, di poter creare uno stadio nuovo, di poter fare tutto quello che possa far diventare questa società tra le prime e più importanti d'Italia. Questo non significa promettere cose che poi non si possono mantenere. No, questo significa vivere i miei sogni, che devono essere quelli di tutte le persone che amano questa società. Amare questa società non significa amare Santo Padre, però se si ama veramente questa società si può aiutare Santo Padre nel vivere il sogno comune. Non voglio fare nessun appello, signori, perché non è giusto che li faccia e non è manco corretto farli. Però dico una cosa: quando si arriva a raggiungere i sogni, gli obiettivi, le componenti sono tante in un club, tantissime. C'è la squadra, ovviamente, quindi i giocatori, c'è l'allenatore, ovviamente in primis, ma ci sono il presidente, il direttore sportivo, i magazzinieri, le persone che lavorano in sede, e poi dopo ci sono i giornalisti, e poi dopo ci sono i tifosi, signori. C'è lo stadio pieno, l'entusiasmo, il portare amore, passione,
noi ci alimentiamo di queste cose, i giocatori si alimentano di queste cose. Ho vissuto in silenzio tanto tempo in questo ultimo periodo, forse era giusto anche che stessi in silenzio, ma oggi sono venuto a dirvi una cosa, io ci credo sempre, ci credo ancora, il mio sogno non è svanito e lo voglio percorrere. Non chiedo di essere simpatico a tutti, perché credo che sia impossibile questa cosa, ma vi chiedo di vivere con me il sogno, con l'entusiasmo che io ancora ho dentro. Ecco perché anche è stato chiamato Silvio Baldini, perché ho trovato una persona che mi sa trasmettere queste cose. E poi al di là di come ho già detto, i sogni si vivono anche attraverso il campo. Perché il campo dà entusiasmo, deve dare entusiasmo. Io ho bisogno di alimentarmi dell'entusiasmo. La partita a me mi dà gioia. Deve essere giocata. Da lì trao linfa. Traggo linfa. Il lunedì riparto. Non mi interessa solo del risultato. È chiaro che è importantissimo il risultato, perché facciamo calcio, non è che possiamo non pensare ai punti, ma io ho bisogno di sentirmi il presidente di una squadra forte. Lo sfigato io non lo voglio fare più. Non ci si può sentire sempre più deboli pure del Rocca Cannuccia, siamo il Perugia. Se poi questo mi porterà a delle critiche, le accetto molto volentieri, ma io non voglio più essere quello che non sono. Dobbiamo stare tutti uniti. Ritorno a delle frasi usate, che ho usato anche io tanti anni fa, ma abbiamo vinto con quelle frasi. E ricordatevi una cosa, signori, prima della partita col Monza lo scorso anno vivevamo tutti il sogno, ma nessuno era convinto di riuscirci, ce l'abbiamo fatta. E lo sapete perché ce l'abbiamo fatta? Perché quella sera lo stadio è stato meraviglioso e i giocatori hanno fatto gol all'86esimo. Abbiamo battuto il Monza di Silvio Berlusconi, non tanto per l'uomo, ma sapete quante finanze ha quel club, e noi abbiamo vinto e siamo andati ai playoff, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo vissuto il nostro sogno, malgrado poi dopo siamo usciti dai playoff. E sapete tutti come ne siamo usciti. Puntini, puntini, puntini. Grazie. Allora, prego con le domande. Nel frattempo anche... Buongiorno, Presidente. Francesca Mencacci, La Nazione. Volevo sapere qual è stata la molla scatenante, il momento in cui hai deciso di cambiare e perché, grazie, cioè perché insomma ce l'hai spiegato. Mi ha fatto molto male perdere il derby, ma non soltanto per aver perso un derby, perché ne ho, è vero che li ho persi, ma ne ho pure vinti tanti io di derby. Mi ha fatto male la non reazione. Io non accetto che la mia squadra non reagisce alle difficoltà, perché nella vita, come nel calcio, le difficoltà stanno sempre dietro l'angolo e i miei giocatori non possono essere questo. Dimmi, fatemi le domande. Io comincio da lontano, mister, perché sono vecchio. È il 54esimo allenatore che vedo in 51 anni. E quindi parto da lontano. Il Gallotto, eh? Ah, benissimo. Ecco, ho letto tempo fa, una sua intervista in cui parla di calcio e parla del filosofo Pitagora. Che relazione c'è tra Pitagora e il suo calcio? Ma è semplicissimo. Un campo di gioco è un rettangolo. Un rettangolo è una figura geometrica. Per avere la superficie devi fare un calcolo matematico, base per altezza. Quando tu giochi in un campo che normalmente è 100x50. E se tu non sai che queste distanze sono distanze fondamentali per sviluppare il gioco, Non puoi avere un'idea di gioco. Devi sapere qual è la distanza ideale per poter sfruttare meglio le situazioni per andare a far gol, perché se io gioco a 80 metri dalla porta è difficile, posso fare un contropiede. Se gioco a 30 metri dalla porta non farò un contropiede, ma ho la possibilità di sviluppare azioni, oppure anche con un tiro da quella distanza e far gol.
Quindi lei capisce bene che Pitagora ci ha aiutato a fare dei calcoli, quindi la matematica è una componente fondamentale della nostra vita e quindi anche del calcio. Quindi il calcio, se non ci fosse Pitagora, cosa sarebbe? Ha capito il perché? La musica è il... Però... No, voglio dire, perché, scusa, come gli dicevo, normalmente uno vede una partita, va a vederla e giustamente non si sta a porre se è un rettangolo o non è un rettangolo, ma uno che fa l'allenatore deve sapere che è una figura geometrica. Se io devo fare un raddoppio, faccio, chi è che me lo dà il punto? La palla cade sul campo e occupa uno spazio. Se in quello spazio con la palla c'è un giocatore, se io lo devo raddoppiare, per forza di cose devo fare un angolo di 90 gradi, perché vuol dire che copro tutta la superficie che ho alle spalle con due giocatori. Se invece non faccio un angolo di 90 gradi, faccio un angolo di 45 gradi, vuol dire che lo spazio alle mie spalle è più grande. Quindi è importante Pitagora o no? Certamente poi dopo il calcio è uno sport popolare, i nostri tifosi non gli interessa Pitagora e hanno anche ragione, gli interessa vedere il gol, gli interessa vedere la squadra che lotta, gli interessa vedere il coraggio. Ma se uno vuole essere un professionista serio non può tener conto di queste cose. Poi se uno è un ignorante e gli fa comodo dire che non serve, per me va bene lo stesso, non devo convincere nessuno. Grazie. Prima di passare al mister volevo fare una domanda ancora al presidente. Antonello Ferroni, Messaggero. Presidente, tra i sogni elencati c'era, abbiamo sentito bene, anche quello di uno stadio nuovo. E volevo sapere se in questi giorni ci sono stati sviluppi importanti, perché sono uscite comunque delle indiscrezioni. Guarda Antonello, ci sarà tempo e modo anche per questa cosa. Oggi è la presentazione del nuovo allenatore, non vorrei uscire fuori argomento, ecco. Ma credetemi, voi sapete come sono fatto. Quando le cose sono concrete le saprete da me. State sereni che stiamo lavorando anche per questo obiettivo. Buongiorno, Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo Web Radio TV Perugia. Benvenuto mister. Grazie. Allora, dalle parole del presidente, sicuramente parole forti, ricche di, anche di emozioni e sicuramente anche di incoraggiamento a questa piazza che non dico che aveva bisogno di uno scossone, ma sicuramente aveva bisogno di qualcuno, di qualcosa per poter ridare fiducia non solo alla squadra, alla società, ma anche all'ambiente, e credo che la scelta di Baldini possa essere condivisa, possa essere questa. Abbiamo visto anche lei che con quale entusiasmo già dalle prime battute che ha fatto con i primi tifosi. Le chiedo innanzitutto come ha trovato le strutture qui del Perugia Calcio, la squadra in questi due giorni, anche se sono poche come le è sembrata, e con quale, chiaramente, con quale stimolo e con quale voglia viene Baldini per risollevare un ambiente, devo dire, ultimamente un pochino mortificato e deluso, ma sicuramente dalle aspettative alte. Ma la cosa più bella, al di là del Perugia che è una squadra, una città che ha una grande tradizione anche calcistica, le strutture sono ottime, sono strutture delle squadre professionistiche, soprattutto che ha sempre militato in Serie A. La cosa più bella che io ho riscontrato nell'incontro con il presidente è che il presidente ha questo sogno di portare il Perugia in Serie A, e io ho subito accettato, pur prendendo un ingaggio che è la metà di quello che avrei preso a Palermo, e ci ho messo 10 secondi nel dire di sì al presidente, perché il presidente questo sogno lo sente come un qualcosa che, finché non l'ha realizzato, non si sente una persona felice, non si sente una persona che vive la sua passione a 360 gradi. Quindi più fortuna di così, io vado in cerca di queste persone. Poi io ho il mio ruolo, il presidente ne è un altro, il direttore ne è un altro, ognuno abbiamo le nostre competenze, ognuno deve avere rispetto del ruolo, perché ci siamo chiariti che per raggiungere questo sogno abbiamo bisogno di sinergia, il presidente, il direttore, io, e per avere sinergia ognuno deve agire nel proprio campo. Io devo allenare, gestire i giocatori, poi la società, il patrimonio dei giocatori e del presidente, che ha dato in mano al direttore nel cercare di valorizzare questo patrimonio. Se noi abbiamo questa sinergia, signori, io vi posso garantire che il Perugia va in Serie A, che dopo questa sinergia creerà dei risultati in campo che porteranno la gente allo stadio.
e quando la gente verrà allo stadio sarà il momento che il Perugia spicca il volo. Ma per far tutto questo dobbiamo essere bravi a non farci prendere dalle ansie, dalle paure, dal risultato. Il risultato non esiste, esiste la prestazione, perché se noi si gioca, si lotta e si gioca con il coraggio di raggiungere il nostro sogno, ci sono dei momenti in cui il destino ti mette alla prova, perché magari non vincerai e avrai dei dubbi, ma i dubbi non deve esistere. L'unica certezza che deve essere è che dobbiamo cercare la Serie A. Questa è la cosa più affascinante e più bella, che dà uno scopo alla mia vita, altrimenti cosa vengo a fare qua? A giocare a bocce, a dire che faccio l'allenatore, tengo la famiglia lontano? Per quale motivo? Perché voglio sentire questa possibilità, vincere, andare in Serie A. E siccome il Presidente non mi ha chiesto di salvarmi, ma mi ha chiesto di andare in Serie A, è una cosa bellissima, perché se mi avesse chiesto di salvarmi direi: guarda Presidente, non sono una persona, perché non mi piace lottare senza avere il massimo dei traguardi. Siccome la squadra è una squadra forte, non è una squadra scarsa, per lui c'è una squadra forte, ha dei giocatori bravi, ha dei giocatori che quando avranno capito che devono portare in campo non solo la qualità tecnica e fisica, ma le loro emozioni. Le loro emozioni vuol dire rappresentare una città, rappresentare un popolo, rappresentare una cultura. E quando portano queste emozioni, portano quello che hanno alle spalle, i loro cari, i loro affetti, i figli, le mogli, i genitori, non può perdere Perugia. Però per far questo non è facile, perché viviamo in una società che ci rappresentano sempre che il più furbo è quello che ha ottenuto il massimo. Non ci deve interessare a noi il più furbo, ci deve interessare la concretezza nella lunga, che ci fa alla lunga quello che ci fa sentire uomini felici. Quindi io sono stato felicissimo che il Presidente mi ha chiesto questo, e non che dire: no Presidente, io non me la sento, io non ci metto la... No, io ci metto la faccia solo per andare in Serie A. Poi se non ci riesco, chi vuole fischiare mi fischia, chi vuole criticare mi critica. L'importante è che dentro di me so che ho dato tutto per questo traguardo, e ho fatto cercare di dare a tutti per questo traguardo. Mister, scusi, da un punto di vista, io non parlavo dei giocatori, da un punto di vista di mentalità, psicologico, come ha trovato i giocatori? È normale, viene un cambio d'allenatore, tra l'altro una persona per bene, una persona vera, una persona che io mi sono sentito, ci siamo scambiati delle parole d'augurio. Poi è normale che i giocatori non possono essere insensibili, ci hanno un cuore, sanno che l'allenatore Castori è una persona che merita rispetto, che merita affetto, quindi è normale che si cambia, però bisogna voltare pagina, perché ora sappiamo che questa cosa, che sarebbe stato bello per il Presidente, per la società, per i giocatori stessi, che non fosse avvenuta, però se è avvenuta è inutile, io non vado a cercare i motivi, vado a cercare se è avvenuta. Ora voltiamo pagina con tutto l'affetto e la stima che io ho nei confronti di Fabrizio Castori, che infatti gli ho, ci siamo anche detti al telefono.